C'è anche una giovane triestina tra gli attivisti di Extinction Rebellion, fermati e denunciati a Roma dopo il blitz vandalico, prima, e l'irruzione poi al Ministero della Transizione Ecologica, dopo aver imbrattato con la vernice le facciate e i corridoi della sede di via 20 Settembre, i 10 militanti sono riusciti ad arrivare fino al quinto piano dell'edificio, dove si trovano anche gli uffici del ministro, fermati poi tra lo sconcerto dei dipendenti del Dicastero, grazie all'intervento dei carabinieri. Abbiamo mandato 25.000 mail, ma continuano a non ascoltarci. Abbiamo bisogno di essere ascoltati perché il tempo sta scadendo. Fra le tre persone bloccate in seguito dai militari, ancora tutte sporche di vernice, c'è appunto la ragazza nata a Trieste e due emiliani. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti, mentre i danni ammontano a circa 7.000 euro. La protesta del gruppo, non nuovo azioni del genere, sarebbe motivata dall'incoerenza del ministero diretto da Roberto Cingolani per il mancato lavoro messo in atto per contrastare il cambiamento climatico. Non è un ministero coerente! Non stanno facendo niente per il cambiamento climatico.